La situazione in questo momento nell'area industriale è una situazione molto complicata. Scontiamo i morsi della crisi derivante dal periodo dopo il Covid, insomma siamo tutti consapevoli delle difficoltà che ci sono in questo momento. Però abbiamo registrato una scelta, secondo me non adeguata al momento, messa in campo da ISAB, che ha deciso di, per delle scelte insomma, di mercato proprie, di non ripartire con gli impianti, motivo per cui ha chiesto un piano di smaltimento ferie selvaggio e di COI, che sarebbe insomma, monte ore accumulato dai lavoratori, che ha queste ferie in arretrato e questo monte ore derivante dai sacrifici che invece l'azienda ha chiesto nell'ultimo periodo, anche nel periodo del Covid. Questo comporterebbe la perdita in termini economici della retribuzione dei lavoratori e quindi noi non possiamo permetterlo. Tra le altre cose, questo dovrebbe essere il piano per i primi 3 mesi, dovrebbe poi seguire a questo piano dopo i primi 3 mesi una cassa integrazione ordinaria fino alla fine dell'anno. Pensiamo che si debba trovare una strada alternativa per non far perdere le retribuzioni ai lavoratori. Noi abbiamo cercato di coinvolgere anche le istituzioni perché pensiamo che la partita che stiamo giocando in questo momento è una partita importante. E ripeto, qui c'è in ballo il futuro della nostra area industriale, per cui abbiamo scritto sia come categoria sia come confederazione al prefetto e abbiamo chiesto un tavolo insomma, dove mettere insieme le idee del sindacato e magari cercare di capire effettivamente cosa vuole fare l'azienda. Abbiamo coinvolto anche la politica che ha prontamente risposto chiedendoci un incontro per un tavolo tecnico credo ai primi di gennaio. Siamo stati praticamente convocati all'ARS dall'assessore dell'ARS Cafeo. Insomma, stiamo cercando di muovere quanto è possibile anche i sindaci dei comuni limitrofi sono interessati alla vicenda ovviamente, quindi stiamo cercando di mettere in campo tutto quello che è possibile mettere in campo per coinvolgere tutti gli attori di questa situazione. Il sindacato è stato abituato anche nel passato a fare scelte impopolari e a chiedere sacrifici ai lavoratori. Lo abbiamo fatto però nella prospettiva di una visione insomma, di futuro. Noi siamo convinti, come ho detto in precedenza, che se stiamo semplicemente fermi, aspettiamo che passi il momento, con la speranza che qualcuno commetta più errori di noi o abbia spalle meno larghe di noi per resistere, non crediamo che questa sia la strategia giusta che un'azienda come Lukoil possa mettere in campo. Perciò, ripeto, chiediamo di sapere se ci sono progetti, se ci sono investimenti che ci possano permettere di affrontare tutta una serie di situazioni, un cambiamento che inevitabilmente dobbiamo affrontare. C'è il tema della transizione energetica, noi non possiamo stare fermi e aspettare che passi il momento per poi decidere se eventualmente questi temi li dobbiamo affrontare. Noi dobbiamo affrontarli adesso e dobbiamo essere pronti per il futuro. Noi non vediamo questo da parte di ISAB, purtroppo, ripeto, vediamo una politica attendista dell'azienda che tende solamente a traguardare il 2021 per superare il momento difficile. Noi non possiamo accettarlo.